Avremo bisogno di avanzi di cotone, il numero non ha importanza, due mollettine di quelle con il clip e l'uncinetto adatto a lavorare il filato che avete scelto. Con il primo colore che abbiamo scelto di usare, andiamo a creare un anello magico nel quale andremo a lavorare 6 punti bassi. Ci fissiamo con un punto catenella e all'interno del cerchio lavoriamo 6 punti bassi. Andiamo a stringere l'anellino e chiudiamo il giro sulla prima maglia iniziale con un punto bassissimo. Per il secondo giro andiamo a lavorare una catenella, un aumento in ogni maglia sottostante fino ad avere 12 punti bassi, quindi rientro laddove ho chiuso il giro e lavoro il primo punto basso e continuo lavorando 2 punti bassi per ogni punto sottostante. Arrivati a fine giro andremo a chiudere con il nuovo colore, quindi ho lavorato l'ultimo punto basso, entro nella maglia iniziale come se volessi chiudere il giro, estraggo la solina, prendo il nuovo colore e con quello vado a chiudere il giro. Tiro bene i fili, e continuo la mia lavorazione con il nuovo colore. Una catenella, vado nel punto successivo e lavoro un punto basso, 3 catenelle di separazione, salto un punto nel successivo, un punto basso, 3 catenelle per l'archetto, salto un punto nel successivo, vado a lavorare un punto basso. E continuo in questo modo per tutto il giro, che chiuderò con un punto bassissimo sulla maglia iniziale. Se vi avanza un punto, come nel mio caso, non ha importanza, entrate direttamente nella maglia iniziale con il nuovo colore e chiudete con un punto bassissimo. Il quarto giro. In ogni archetto andremo a lavorare in questo modo. Una catenella per alzarmi, vado nel primo archetto disponibile e lavoro un punto basso. 3 catenelle, maglia alta doppia per 4 volte, sempre nel primo archetto. 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, sempre nel primo archetto chiudiamo con un punto basso e abbiamo lavorato
il nostro primo petolo e continuiamo in questo modo per tutto il giro, lavorando in ogni archetto come abbiamo fatto per il primo petalo. Chiuderemo il giro con la maglia bassa nell'ultimo archetto. Al termine della vostra lavorazione, questo è il risultato, un fiorellino a 7 petali. Se avete delle perline, bottoncini o qualsiasi altra decorazione, lascio a voi la facoltà di rifinirle. Questa ho cucito la perlina al centro del fiorellino, ho spezzato il filo lasciando 2 godine lunghe che mi aiuteranno a fissare il fiorellino alla mollettina. Se avete la colla a caldo, potete anche incollare il fiorellino alla molletta. Io invece una già l'ho preparata, vedete che l'ho cucita. Spero che anche. E questo è il risultato. Se, come nel mio caso, non disponete di mollettine dello stesso colore del fiorellino, potete anche farne due. Vedete che in questo modo andrete a coprire del tutto la mollettina. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!